Questo torneo è la porta per il professionismo, in un momento dove il tennis veramente fa numeri incredibili. Siamo come federazione la terza dopo il calcio, quindi il tennis in questo momento gode di una grande attenzione e il Circolo Giotto gode di una grande reputazione a che la federazione italiana ci ha affidato l'organizzazione di questo importante torneo con 130 ragazzi. Assolutamente, per la famiglia è stata una missione dopo questa tragica scomparsa che ormai risale a 15 anni, portare avanti questa lotta per non farlo dimenticare, perché è quello che lui avrebbe voluto. Si corona con questa bellissima intitolazione al trofeo giovanile più importante nel panorama tennistico italiano, ricordando soprattutto che da under 14 nel 1994 Federico Luzzi vinse il campionato italiano, singolare doppio, europeo e mondiale, e questo è il motivo per cui il presidente Binaghi e il Consiglio federale gli hanno intitolato questo magnifico torneo. Il Comune appunto è patrocina l'iniziativa, dà una mano anche a livello economico, perché quando appunto ci sono eventi di questa portata è dovere, oltre che un piacere per l'amministrazione comunale, essere presenti. Chiaramente altissimo valore sportivo, si parla ancora di ragazzi under 14, però giustamente, come dicevi, anche a livello professionistico mondiale vediamo sempre più ragazzi giovani, magari non a questa età ma qualche anno più, che già appunto giocano su palcoscenici molto importanti, e chissà che qualche ragazzo che sarà protagonista qui ad Arezzo nei prossimi giorni lo sarà un domani anche sui più importanti circuiti tennistici internazionali. E ovviamente importantissimo anche dal punto di vista turistico ricettivo, come sempre quando abbiamo eventi di questo tipo la ricaduta è importante, perché siamo nella settimana poi della giostra, quindi una settimana molto particolare, piena di turisti, piena di fermento, e quindi chi gioca chiaramente avrà l'attenzione sul campo, ma poi nei momenti liberi gli accompagnatori, i familiari potranno anche godersi la città.